Bennick, signor Bennick. Ma cosa c'è? Parli piano, parli piano. Che succede? Ci sono i ladri in casa. Cosa? Cosa? Lei non ha un'arma? No. Una pistola? Ma no, io non possiedo una pistola. Su, dobbiamo darci da fare. Sa dove sono? Di sotto, hanno rotto un vetro. Sono passati dal terrazzo. Cosa possiamo fare, signor Bennick? Informiamo subito la polizia. Pronto? È la vetrina. Rubano l'argenteria. Bisogna scendere e impedire che scappino prima che arrivi la polizia. No, è troppo pericoloso. Ma quelli porteranno via tutto se non scendiamo. E chi si è visto, si è visto. Delinquenti! Ladri! Mascalzoni! Signor Kruger, venga! Non mi toccate, eh! Andiamo via, andiamo via! No! No! L'avevo preso! Ero riuscito a prenderne uno! Corra! Mio Dio! Accenda le luci in giardino! Lasciami! Lasciami! Mi aiuti! Signor Kruger! Maledetto! No! Signor Benneke! Sta arrivando la polizia! Allora, dove sono? Sono scappati dal giardino. Il mio domestico. Si chiama Bennecke. Cosa gli hanno fatto? Quest'uomo è morto. Dove sono gli sci? Nel bagagliaio. È tutto a posto? Sì, sì, è tutto a posto, grazie. Hai preso da leggere? Non voglio leggere, voglio dormire. Fumo una sigaretta, bevo una birra e mi corco. Se vuoi notizie ti telefono domattina, eh? Sì, va bene. Ma spero di fare una vacanza tranquilla. In pace. Buon lavoro, Harry. A te e a tutti gli altri, naturalmente. Tu pensa a riposarti bene e ritorna in forma. Farò del mio meglio. Ciao. Ciao. Lei è un poliziotto in borghese, vero? La stanno chiamando da un pezzo. Bavaria 17. Finalmente. C'è stato un assassinio, poco fa, durante un furto. Dorstner Weg 5. Ci vediamo lì, d'accordo? Il tempo di arrivare. Ciao Berger. Ciao Harry. È accaduto da poco, eh? Mm. Il proprietario è in casa. Per favore, queste foto domattina in ufficio. Va bene. Questo è il signor Gruga, l'ispettore Klein. Beh, buonasera. Mi scusi. La morte del signor Bennecke mi ha sconvolto. Mi scusi se non l'ho salutata. Il signor Gruga stava già dormendo. È stato svegliato da un rumore. Un gran rumore, di vetri infranti.
Dopodiché lei ha svegliato il suo domestico. Lui ha subito chiamato la polizia e poi è sceso a vedere quello che succedeva. Aveva sentito che quei maledetti stavano rubando l'argenteria. Si è innervosito e non sono riuscito a trattenerlo. Il signor Bennett ha inseguito i ladri fino in giardino. Qualche minuto dopo è arrivata la polizia, ma Bennett era già morto. Bennett era il suo domestico, vero? Sì, da circa 6 mesi. Cioè da quando mi sono separato e ho avuto bisogno di una persona che mi aiutasse in casa per il giardino e la cucina. È per questo che l'avevo assunto. Quanti anni aveva? Credo 60, ma basta guardare i suoi documenti. Lo conosceva da molto? Sì, perché lui era uno dei miei cuochi prima. Lavorava in un mio locale. Io possiedo ristoranti, taverne, chioschi. Per questo lo conoscevo. Era un uomo solo, come me. Non c'è nessun altro in questa casa? Bambini? Io non ne ho mai avuti. Non è obbligatorio. No, non lo è. Non ha per caso sentito delle voci? Ci pensi bene? Sì, però erano molto confuse. Erano più di una? Sì, ne sono certo. Non ha visto proprio nessuno? No. Neanche un'ombra. Era troppo buio. Il mio domestico li ha visti bene. Ha lottato con loro con un coraggio da non credere. Ma come sarà morto quel poveretto? C'erano delle sbarre in giardino. Potrebbero averlo colpito con una di quelle. Una sbarra? Eh già. Sono fuggiti di corsa e avranno lasciato tracce evidenti. Non dovrebbe essere difficile trovare qualche indizio. Abbiamo già rilevato tutte le impronte. Speriamo che ci siano utili. Oltre all'argento, non manca altro? Per quanto ho visto, niente. È stato divertente. Gli amici hanno fatto una figura. Da principiante, quando è caduto. Ho fatto un volo. Buongiorno. Buongiorno. Sono già partiti. Non lo so, spero di no. Non hai chiamato, come mai? Mi hai preceduto, Stefan. Sì. Com'è andato il viaggio? Tutto bene? Albergo, stanza? E il tempo? Però ho messo gli sci e ho fatto una discesa poco brillante. Mi sento arrugginito, ma mi scioglierò. No, no, Harry, non ho fatto l'abitudine all'ozio. Ci vuole tempo per queste cose. Quando mi sarò abituato, dovrò ripartire. Sì, è naturale. E tu come stai? Mi sento un po' stanco. Non ho potuto dormire, purtroppo. Una cosa molto urgente. Quando? Stanotte? Di che si tratta? Niente di speciale. È la solita musica. Sì, sì. Un furto in una villa, hanno ucciso il domestico. Abbiamo interrogato il padrone di casa e rilevato parecchie impronte. Ma ancora non so niente di preciso. Non mi suona molto bene. Vorrei altri particolari. Ah, Stefan. Non ti preoccupare. Goditi la vacanza. Lascia fare a me. Tu pensa a divertirti. Allora, ciao. Ti chiamo io la prossima volta. Signor Brodbeck. Dica. Vorrei la pratica che riguarda Gruga Leopold, Dorstener Veg 5. Gliela prendo. Buongiorno. Buongiorno.
Sono venuto per parlare con il signor Gruga. Ho telefonato poco fa. Mi sta aspettando. Si accomodi. Ah. Eccolo. Rimanga pure, Erta. Questo è il signor... Com'è il suo nome? Klein. Sì, è il signor Klein della polizia criminale. Sezione omicidi, vero? È così. Il signor Klein è stato qui ieri sera con i suoi uomini. Dei veri esperti. Quanti erano? Ma 6, 7. È stato istruttivo per me che non conosco la materia. Le posso offrire un caffè? Oh, sì, volentieri. Erta, ci prepari un caffè? Sì, signor Gruga. Ha già risolto il problema servitù? Sì, gliel'avevo detto. Casa, giardino, cucina, non fanno per me. Sono del tutto incapace in queste cose. Come mai è ritornato? Oltre all'argenteria, non ha visto se le manca qualcos'altro? Nient'altro. Quella sera l'intervento di Benneke non ha dato la possibilità ai ladri di prendere gli altri oggetti di valore che ho in casa. Niente però che valga la vita di un uomo. Ma purtroppo è andata diversamente. Signor Gruga. Sì? Mi scusi, per favore. Parli più forte, mia cara. Non riesco a trovare il caffè in cucina. Così non riesci a trovare il caffè? Proviamo a cercarlo insieme. Purtroppo la cucina è quasi sconosciuta anche per me. Ma dove sarà questo caffè? Chissà. Forse è bene che lo teneva qui. O qui, non ne ho la minima idea. Non le sono per niente d'aiuto. Sta diventando un rebus. Sapevo di essere all'oscuro. Ma non fino a questo punto. Non riesco a capire dove possa averlo messo. Sì, ma... abbiamo anche una sala da pranzo. Lei non lo sa? Allora non ci ha dato un'occhiata? No. Lo faccia adesso, per favore. Sì, signor Gruga. Ha già rimpiazzato il suo domestico, ha fatto in fretta, direi. Ho molto personale alle mie dipendenze, gliel'ho detto. Ha avuto buon occhio nella scelta. La ragazza è decisamente carina. Le sembra? Sì, è bella. È veramente così? È proprio splendida. Però la bellezza fisica non è tutto. C'è qualcosa di più in lei che attrae. E che non saprei nemmeno come definire. Io credo... che anche per lei sarebbe difficile. Che sia ingenuità. Purtroppo è una parola fuori moda al giorno d'oggi. Ma forse è proprio perché viviamo in un mondo corrotto che ne avvertiamo il fascino. Vado a vedere come se la cava, se me lo consente. Ah, lo ha già preparato, che brava. Grazie. Signor Klein, vuole accomodarsi? Ma come? Perché solo due tazze? Vada a prenderne un'altra per sé. Ci faccia compagnia. Non le va di bere un caffè con noi? Questa fanciulla è timida, va incoraggiata. La timidezza è una virtù sempre più rara, specialmente fra i giovani che di solito sono sfacciati, per non dire arroganti. Versi pure, Erta. Tenga. Grazie. Questo è il momento giusto per domandarle nuovamente se vuole rimanere in questa casa. Per me è importante che mi risponda ora. Qui, davanti al signor Klein. Perché vede, ispettore, finora non ha accettato. Non ancora. Ma io spero che si decida. Accetti, mia cara. Sarà trattata bene, sa? E le darò un ottimo salario. Allora, resta?
Sì, signor Gruga. Sì, però tutta la faccenda è piuttosto strana, direi. Me lo potresti descrivere? Va bene, Stefan. Avrà una cinquantina d'anni. Ha una certa classe, è un uomo istruito. Un intellettuale, probabilmente. Non posso dirti altro. Per ora. La ragazza com'è? È bella, Stefan. Ed è giovane. E ha la faccia pulita. Ehi, ti sei già innamorato? No, no. Penso di no. Vedi, lei lavorava presso Gruga. Lui ha ristoranti, tavole calde, chioschi. A che pensi, Harry? Stefan, mi è venuta in mente una cosa. La ragazza non si è comportata affatto come una cameriera. Sì, certo, era intimidita, impressionata, era servizievole, ma sembrava che volesse ad ogni costo essere ubbidiente. Ubbidiente? Che vuol dire ubbidiente? Già, questa è la parola giusta, ubbidiente. Come se temesse di sbagliare. Quasi quasi ti invidio, sai. Si direbbe che il caso stia diventando interessante, Harry. Sì. Ciao, Stefan. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Salve, signor Klein. Un momento, veniamo subito. Siamo andati a prendere queste valigie. Qui ci sono i suoi vestiti e le sue scarpe. Erta viene ad abitare con me. Entri pure, le valigie le porto io. Posso aiutarla? La ringrazio, ispettore. Lei è veramente molto gentile. Come può vedere, la ragazza non ha un gran guardaroba, ma non dovrà preoccuparsene. Ho gli armadi pieni di vestiti quasi nuovi. Su, entri. Ha le chiavi di casa, no? Eccoci. Questo è l'armadio. Qui può sistemare la sua roba. Sì. Qui dormiva mia moglie. Era la sua stanza da letto. Però se qualcosa non le piacesse, lo dica apertamente. Posso cambiare la disposizione dei mobili. Per me non ha importanza, non avrei obiezioni da fare. Lasciamola un po' sola. Si direbbe, non so, spaesata, quasi, quasi stupita. Ho la stessa impressione. Mi consenta una domanda. Come mai è tornato? Ci sono novità? No. Nessuna per il momento. Questo lo immaginavo. Adesso, purtroppo, molti delinquenti sono incensurati e quindi trovarli è quasi impossibile. O avete dei sospetti? Assolutamente nessuno. E allora non ci rimane che rassegnarci. Non sarà certo la prima volta che la giustizia viene sconfitta. Ma così va il mondo, caro ispettore, non c'è da stupirsi. Ora vorrei portare in garage la macchina. Lei permette? Naturalmente. Io avrei una domanda da farle. Lei è venuta in questa casa di sua volontà? Perché mi chiede questo? Oppure è costretta a rimanere qui? No, ci sto volentieri. È una mia libera scelta, glielo giuro. Ha mai fatto la cameriera?
No, prima d'ora. Però non è difficile. E io sono contenta di questo posto. È pagata così bene? Sì, benissimo. Se ha qualcosa da confidarmi, lo faccia, signorina. Lo faccio adesso. La prego. Che cosa dovrei confidare? È permesso? È tutto a posto. Tutto a posto. Ha per caso bisogno di aiuto? No. Se vuole una mano per disfare le valigie, me lo dica. No, faccio da sola, no. Ispettore? È stata la ragazza a chiamarla. Cosa voleva da lei? Niente. Non voleva niente da me. Le posso domandare una cosa? A me? Sì. Lei ha detto che quella ragazza è una sua dipendente, giusto? Giusto. Ho detto così. Ma non è del tutto esatto. L'ho conosciuta in uno dei miei locali e l'ho subito notata, naturalmente. Quella ragazza è talmente diversa dalle altre che non può passare inosservata. E ieri le ho proposto di venire ad aiutarmi. Come cameriera. Anche se per questo lavoro non ha la minima preparazione. Preparazione? Non occorre alcuna preparazione per sbrigare le faccende di casa. Un po' di buona volontà, nient'altro. E lei ce l'ha? E lei ce l'ha. Ah, allora. Ah, è di nuovo qui. Ha finito di sopra? Non deve mettere in ordine? S'accomodi, cara. Beve con noi? O vuole mangiare? Per fare gli acquisti ci siamo dimenticati di pranzare. Proposta? Non faccia niente in cucina. Ce ne andiamo fuori. D'accordo, signor Klein? Prego. Non riesco a stare tranquillo. Penso sempre al tuo caso. Quella ragazza è in suo potere, completamente. È ricattata per la morte di Benneke. Gruga sa chi è stato. E anche lei ne è al corrente. Se potessi, verrei subito lì. Lo credo, Stefan. Non temere, ce la farò. Ciao. Ci sentiamo. Non resiste più a stare là, eh? Già, è molto irrequieto. Tu sei veramente dell'opinione che Gruga e la ragazza sappiano chi è il colpevole? Sì, lui la sta ricattando. Erta. Perché ha chiuso a chiave la porta? Le porte in questa casa non si chiudono mai a chiave! Ha sentito che cosa le ho detto? Apra subito la porta! Mi sta sentendo? Risponda subito! La sto sentendo. Quale veste è venuto, signor Klein?
Come cliente? No, signor Gruga. Sono in servizio. Si metta comodo. Ha conosciuto Erta Klinger in questo locale, per caso? Sì, in questo. Erta ha un fratello che fa il cameriere qui, vero? Sì, è esatto. Suo fratello lavora qui. È un ottimo cameriere. Sono molti anni che lavora per me. È un giovanotto di prim'ordine. Elementi così sono sempre più rari. Eh già. E lei ha conosciuto la ragazza quando è venuta qui a trovare il fratello? Sì, è la verità. Ora però le vorrei rivolgere io una domanda. Perché le interessa dove e come l'ho conosciuta? Oh, è che sto brancolando nel buio e cerco di saperne di più, ma probabilmente è tutto inutile. Mi dica, chi l'ha informata che Erta ha un fratello? L'anagrafe, signor Gruga. Erta Klinger ha due fratelli, una sorella, padre e madre, e tutti abitano a Giesing. Posso parlare con il fratello, per favore? E perché gli vuole parlare? Semplice routine. Ma quale routine? Avrà pure una ragione, uno scopo. Ma certo che ce l'ho. Posso essere presente anch'io, ispettore? Non è possibile, purtroppo. Come vuole. Lei è Richard Klinger? Sì. Di che si tratta? Si tratta di sua sorella Erta. Cosa ha a che fare con la polizia criminale? Ora fa la cameriera dal suo principale. E allora? Che vuol dire con questo? Lei come se lo spiega? Perché? C'è forse qualcosa che non va? A lei sembra che vada bene così? Ho saputo che sua sorella faceva la commessa e che da un giorno all'altro ha lasciato il posto per diventare cameriera. Questi però sono affari suoi, no? Lei che cosa ne dice? Ha importanza che cosa ne dico io? Sì, vorrei saperlo. Beh... E cosa ne dice la sua famiglia? Non dicono niente, è tutto regolare. È un buon lavoro ed è molto ben pagato. Ah sì, è trattata con ogni riguardo dal suo datore di lavoro. Niente da dire, è tutto regolare. Non c'è altro, grazie. Per il momento, almeno. Arrivederci. Richard! Che cosa le ha domandato? Lei è pazzo, che cosa fa? Mi lasci andare subito! Sono della polizia criminale, ispettore Klein. Non mi ha capito, forse? Un momento. Aspetti lì. Fuori c'è la polizia. La polizia? Sì? Vengo immediatamente. Lei è della polizia? Sì. Mi scusi se la disturbo. Che cosa vuole qui? Tre giorni fa, in casa del signor Gruga. Conosce il signor Gruga? Sì, conosciamo questo nome. Come dicevo, c'è stato un furto e si è scatenata una colluttazione durante la quale il domestico del signor Gruga, purtroppo, è rimasto ucciso. Sì, l'abbiamo saputo. Probabilmente da sua figlia. Sì. Che ora ha preso il posto del domestico. Sì. Lei però non ci ha ancora detto che cosa desidera da noi. Ah già, ho visto sua figlia in quella casa ed è stata lei che mi ha raccontato di voi, della sua famiglia, voglio dire.
E così mi sono detto, perché non andarci? Già. E ora? E ora faccio il mio mestiere, indago. Va bene. Prego. Ciao, ciao. Ciao. Tu sei Ute, vero? Vero. Sì, è Ute. Quanto hai in aritmetica? 4. 4? Lei inoltre ha 2 figli maschi, uno è Richard e quello l'ho già conosciuto, fa il cameriere da Gruga. Ho parlato con lui ieri sera. Ah, l'ha già fatto. Sì. E poi ha un altro figlio che si chiama Walter. Richard, c'è la polizia in casa. Richard! Richard! Guarda un po' che cosa ho raccolto. Tutta legna buona, molto secca. Bravo. Senti, Walter, potresti farmi un favore? Dipende. Ci vai a comprarmi le sigarette? Sì, vado subito. Lei forse saprà che mio marito è stato licenziato. E che la nostra situazione non è certamente facile. Sì, sì, lo so. Che cosa sa? Che gli è stata ritirata la patente, che gli è stata inflitta una forte multa e che le serve molto denaro per pagarla. Lei che ci fa qui? Sono impegnato nelle indagini di cui le parlavo ieri sera. Ha già finito il lavoro? No, ho chiesto un permesso. Allora ha tempo disponibile. Perché? Beh, vorrei che venisse con me in ufficio. Le sigarette, Richard. Grazie. Questo è mio fratello. Walter, giusto? Sì. Le voglio dire con molta franchezza come la vedo io. Mi ascolti bene, signor Richard. Suo padre è camionista... Mio padre, che c'entra lui? Suo padre è camionista in una ditta di trasporti. Cioè, lo era, ora non lo è più. Perché ha provocato un incidente in cui sono morte 2 persone. So. Era forse ubriaco? Ma è stato un caso, una vera sfortuna. Mio padre non beve di solito, però quella sera... La moglie di un camionista ebbe un figlio e invitò i colleghi del marito. Furono quasi costretti a bere e anche lui non poté fare a meno di bere un po'. È una cosa che il tribunale avrebbe dovuto considerare. Per un reato simile è previsto ben altro che il ritiro della patente e il pagamento di una forte multa. E noi abbiamo procurato i soldi. Posso sapere come? Con un prestito, ispettore. Quando l'avete avuto? Quando? Risponda alla domanda. Ieri, l'abbiamo avuto ieri. Ma 3 giorni fa lei pensava che la sua famiglia non avrebbe potuto procurarsi il denaro. È così? Sì, è così. Si sarà chiesto dove trovare la somma. E mi dica, si è forse rivolto al suo principale? Ho fatto un tentativo. E lui non vi ha aiutati? Non ha voluto. Signor Richard... Lei conosce la casa del suo capo? Se la conosco. La conosce di sicuro, ci sarà stato qualche volta. Sì, più volte anche. Oltre all'argenteria, saprà che ci sono orologi antichi di grande pregio. E allora? Io sto tentando di mettermi completamente nei suoi panni. Lei vuol bene a suo padre. Molto bene. È così? Sì. Io ho l'impressione che la sua famiglia sia particolarmente unita. Sì, è vero. Che ognuno cerchi di aiutare gli altri. Non è così? Sì, è proprio così. Niente di male, anzi. Lei è il figlio maggiore e tocca a lei aiutare suo padre. Ma il suo capo le ha detto di no. Non ha voluto prestarle il denaro. Allora lei ha pensato all'argenteria?
e ai preziosi orologi antichi. No, no, no. Non mi interrompa, se no perdo il filo. Quando ho finito mi dirà che cosa ne pensa. Un po' di pazienza. È stato lei. È riuscito ad entrare nel giardino e da lì in casa. Voleva assolutamente arrivare a quegli oggetti, però... però l'hanno sentita. Il domestico è sceso dove era lei e l'ha inseguita fino in giardino. Poi è apparso il signor Gruga e l'ha vista mentre lottava con il domestico. Mi ha visto? Sì, e l'ha anche riconosciuta. Prego? Ma non l'ha detto a nessuno. E a questo punto entra in scena un nuovo personaggio. Sto parlando di sua sorella, la bella Erta. Erta? Cosa c'entra lei in questa storia? Il signor Gruga la conosceva? Sì. Era venuta a trovarmi nel locale. E a lui era piaciuta, vero? Non posso negarlo. È una bella ragazza, no? Piace quasi a tutti. A lei non piace? Ah, sì, certo, piace anche a me. Ma Gruga ha avuto la possibilità di mettersi in casa questa giovane bella ragazza tutta per sé. Erta paga di persona il silenzio di Gruga. E lei permette questo? Se le sembrano fantasie, lo dica. Sì, fantasie. Lei mi leva la parola di bocca. Tutte stupidaggini, quelle sì, che tutte. Dico, eh? Stupidaggini e fantasie. Niente che possa dimostrare. Ah, sì, lo so che non lo posso dimostrare, lo so bene. Sì, ma... un giorno, forse, Gruga parlerà. Quando si sarà stancato di sua sorella. Posso sapere chi è? Il signor Klein. È successo qualcosa? No. Volevo solamente vedere come sta. Niente di più. Come sto, dice? Molto bene. Sto bene, grazie a Dio. Benissimo. Il morto è già dimenticato? Bene che... mi dispiace per lui. È stata una disgrazia. Cosa posso farci? È andata così. Erta? L'ispettore intende fermarsi. Grazie. Il nostro amico poliziotto ci ha fatto ancora visita. Vuole vedere come sto. O meglio, come stiamo? Glielo diciamo, Erta? Stiamo bene, ci facciamo compagnia. Siamo tranquilli, beviamo, sentiamo musica e parliamo tra di noi. È interessante per lei? Vedo che non è soddisfatto. Vuole sentire te, Erta, di qualcosa. Che cosa devo dire? Come ti trovi qui, in questa casa? Si direbbe quasi che lei la spaventi. Oh, ma questa non è certo la mia intenzione. Io vorrei soltanto che me lo dicesse lei, come sta. Molto bene. Non ha paura di stare in questa casa? Perché dovrebbe averne? Qui c'è stato un furto, un morto. Forse è a disagio, giovane com'è. E sensibile com'è. Lei non ha motivo di avere paura, anzi, ha tutti i motivi per sentirsi a suo agio, cosa di cui mi preoccupo in ogni momento, non è vero, piccola mia? Sì, signor Gruga. È convinto adesso? Beva un bicchiere con noi, prego, Erta. Subito. Nel frattempo si è già ambientata. Ora si sente come a casa sua. Ha fatto in fretta. La mia impressione è, se mi posso permettere...
che tra lei e la ragazza ci sia un rapporto particolare, signor Kruger. Un rapporto particolare tra me e la ragazza? È vero. La sua impressione è esatta. Per lei è più che una cameriera. È naturale che sia di più. Lei è la donna di questa casa. Può benissimo vederla così. E non c'è nessun mistero in questo. Io non ne faccio e neanche lei ne fa. Non le sta bene che sia così? Rimani un attimo fuori, Erta. Lasciaci soli. Mi ascolti. Che la cosa le piaccia o non le piaccia, noi abbiamo una relazione che è nata, che esiste. E fa di me un uomo felice. Per caso la ragazza è obbligata a stare qui? Lo domandi a lei stessa, Erta. Questa è bella. Al nostro amico non va che tu stia in questa casa. È convinto che io ti costringa a vivere con me. Ma non è vero. Se vuoi andare, puoi farlo. Lo sai, no? Dimostraglielo. Va, se lo vuoi. Se n'è andata. Buonanotte, signor Gruga. Signor Klinger. Sì? Buongiorno. Para questo tiro! Non ha freddo a stare qui? No, no. Io non ho freddo. Non lo sento. Sei un brocco! Dai! Suo figlio Richard ha ottenuto un prestito per pagare la sua multa. Sì. Non è stato molto facile, vero? No. Non sai fare altro. È stata una grande disgrazia la mia. Una grande disgrazia. Eh sì, ha ragione. Senta, io vorrei scambiare due parole con lei. Non c'è un locale da queste parti. Qui fa freddo. Sì, sì, ce n'è uno proprio qua dietro. Ti riporto subito tuo padre, non ti preoccupare. Una birra e un caffè, per favore. Va bene, subito, signore. Signor Klinger, ho potuto sapere come sono andate le sue vicende. È stata una vera disgrazia, gliel'ho detto. Non solo per lei, ma per tutta la sua famiglia. Sì, per tutti. Io li ho resi tutti quanti infelici. E sto pensando. A che sta pensando? A come venirne fuori. Mi tormento giorno e notte, non penso ad altro. Non so come fare. Glielo dico io. Lei lo sa. Non si rimedia un errore con un errore peggiore. Mi riporti subito a casa. Aspetti qui un attimo, per favore.
un po', tu sei della polizia? Sì. È un lavoro difficile? Beh, qualche volta. Ci sono bambine poliziotte? No. Andiamo da mia figlia, ispettore. Vai tu ad aprire, Erta? Chi è, Erta? Prendi le tue cose, Erta. Torni a casa. Io desidero che tu torni a casa con noi. Per favore. Sì, papà. Un momento. Un momento, che significa? Dove vai? Fermati! Che cosa succede? Tu vuoi lasciare la mia casa? Prendi le tue cose, Erta. Sì, papà. Ma lei è impazzito. Sua figlia resta qui. Ha accettato un posto e non può lasciarlo così su due piedi. Lei dimentica a quali conseguenze andrà incontro, signor Klinger. Non ti fermare. Erta! Lei si rende conto di che cosa l'aspetta? Ispettore, voglio fare una deposizione. Io so chi ha ucciso Benneke e glielo dirò. Ha capito sì o no che sto per dire la verità? Racconterò tutto, per filo e per segno. Ricordo che stavo già dormendo, ma un rumore di vetri mi svegliò all'improvviso. Svegliai anche Benneke. Era un uomo deciso. Avvertì la polizia e poi corse giù per le scale. Rubano l'argenteria. Era molto preoccupato per l'argenteria. Scappino prima che arrivi la polizia. No, è troppo pericoloso. E passò all'azione. Voleva impedire che i ladri fuggissero. Non riuscì a dissuaderlo. Scalzoni! Signor Kruger, venga, mi aiuti! Venga subito! Sono scappati in giardino! Sentii Benneke che imprecava e chiedeva il mio aiuto. Lo seguì in giardino. Lì vidi Benneke alle prese con un giovanotto. Lottavano disperatamente. Chi era? Walter Klinger, il più giovane dei fratelli, prese un ferro, una spranga e colpì.
Corsi ad aiutarlo, ma lo trovai morto. Era morto. Ha visto bene l'assassino? Sì, gliel'ho detto. Era il fratello. Il fratello minore. Walter. Walter Klinger. Berta. Ciao. Ha parlato? Sì. Sì, ha fatto la sua deposizione. Ha visto suo fratello. L'ha visto mentre uccideva il signor Beneke con una spranga. Vede, noi eravamo molto preoccupati. Non sapevamo dove trovare tutti quei soldi. E anche lui. Anche lui voleva dare il suo contributo. Aveva capito quali problemi ci torturavano. E voleva aiutare papà. Lui aveva certi amici. E loro hanno forzato il portone. Voleva quel maledetto argento che io avevo visto. Ormai non ragionava più. Era fuori di sé. Ma forse è meglio che parli lei, signor Gruga. Continui, visto che ha cominciato. Alla polizia ho detto solo che avevo visto uno dei ladri. Prima ero stordito. Non sapevo bene che cosa fare. Il mattino seguente mi fece andare nel suo ufficio. Mi voleva raccontare tutto. Mi disse... Io l'ho riconosciuto. Era Walter. Non potrebbe tacerlo alla polizia. Non ho interesse che qualcuno di voi finisca in prigione per omicidio. Non me ne verrebbe niente. Sì, ma Benne che mi era indispensabile. Io avevo bisogno di lui. Io ho bisogno di qualcuno in casa. Non capisco. Erta mi andrebbe bene. Erta? Mi serve per sbrigare le faccende domestiche. E così mia sorella le andrebbe bene. Dipende solo da voi. Che cosa dipende solo da noi? Mi sta forse facendo un'offerta? Se lei la vuole considerare in questo modo. Come dovevo considerarla? Era un'offerta in piena regola. Erta sarebbe andata in casa sua. E lui avrebbe taciuto. E dato il denaro per papà. Ne discutemmo a lungo in famiglia. E lasciammo la decisione a Erta. Lei disse... Sì. Sì, per me va bene. Porco! Ha ancora bisogno delle nostre deposizioni? Sì. Andremo subito in ufficio. Signor Grugan, anche lei, prego.
Sì, sì. Capisco. Andate pure. Chiudo a chiave il garage. Mamma! Signor Klinger, vogliamo andare? Porta sempre con sé tutti quanti? Naturalmente. Sono cose che ci riguardano tutti. Walter si sarebbe costituito, ma Gruga ci ha ingannati facendoci credere che per noi c'era ancora una via d'uscita. Dov'è vostra madre? Seguire su Fox Crime, Law and Order, Criminal Intent.